Molto applaudita al 44esimo Festival di Carlo Vivari, Isabelle Huppert, che nel corso della presentazione del suo film Villa Amalia, firmato da Benoît Jacquot, ha ricevuto il prestigioso Globo di Cristallo alla carriera. Riprendendo il ruolo della pianista che le era venuto già così bene con Michael Haneke, qui è Anne, una concertista che all'improvviso, avendo scoperto l'infedeltà del suo compagno di 15 anni, decide di abbandonare carriera, casa e beni materiali per ricominciare tutto da capo. Taglia i ponti con tutti, madre compresa, senza nemmeno un ripensamento, un fremito di ricordo affettivo, niente. L'unica persona con cui rimane in contatto è un amico d'infanzia ritrovato proprio la notte in cui si accorge del tradimento. Il resto non ve lo raccontiamo, perché se volete farvi del male è imperativo vederlo.